É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. È un caco di vidro, è la vita, è il sole. Ciao ragazze, allora questo sarà un video un po' particolare perché ho deciso di fare una specie di video in serie o mensile o bimestrale, quindi ogni 2 mesi. Adesso vedrò, mano a mano deciderò. In cui vi mostro il mio pennello del momento, ossia il pennello che sto amando di più, che ho rivalutato, che sto utilizzando in diverse maniere e in che modo appunto vi mostrerò in che modo lo utilizzo. Allora, questo video inoltre sarà aperto a tutti, nel senso che ognuno di voi potrà inserire un video risposta, anzi vi chiedo di farlo perché per esempio io potrei mostrare un pennello appartenente magari ad un set di pennelli, però se voi avete un pennello molto simile al mio, magari di un'altra marca, può essere, che ne so, di Sephora, un pennello acquistato da Sephora, un pennello di MAC, un pennello Neve Makeup, un pennello di un set della Fraulein o non so, qualsiasi altra marca di pennello voi abbiate che però sia simile al pennello che vi mostro io. Allora, iniziamo subito. Il mio pennello del mese, del momento, che sto adorando e che ho riscoperto, è questo pennello qui. È sporco, come al solito. È un pennellone da occhi che fa parte del set di Celia Makeup Golden Brown, e non so che altro, vi metto magari il link da qualche parte. Ed è un pennello che, visto così, è da sfumatura, quindi per occhi. In realtà, essendo molto gigante, vedete che prende un sacco, praticamente tutta la mia palpebra fissa, ed è veramente difficile sfumare con questo pennello, nel senso, non è difficile, ma bisogna stare molto attente e applicare poco prodotto per volta. Io però questo pennello l'ho riscoperto perché lo sto utilizzando da saranno 3 mesi a questa parte per applicare e sfumare il correttore. Ho sputato, scusate, la foga. Allora, infatti, vedendo un video, tutti i video marchiati PixiU, notavo che in effetti le ragazze utilizzavano un pennello da sfumatura per sfumare il correttore e quindi veniva tutto molto più naturale, molto più semplice sfumare un correttore piuttosto che usare le dita. E quindi io appunto lo utilizzo per questa nuova funzione, quindi picchietto il pennello, puccio il pennello nel correttore e poi lo picchietto sul brufolo magari e poi sfumo con dei piccoli movimenti rotatori. In questo modo non applicheremo tantissimo prodotto e verrà sfumato molto bene e l'effetto sarà molto più naturale. Quindi, se anche voi avete un pennello di questo, sì, di questo genere, che sia un pennello da sfumatura molto simile a questo, mi raccomando, mettete un video risposta sotto a questo mio video e nulla, di modo che faremo vedere alle altre ragazze, alle ragazze che magari cercano un pennello di questo tipo, sia per sfumare l'ombretto che per sfumare invece il correttore, appunto mostreremo dove comprarlo e il costo. Quindi se magari voi avete un pennello simile che però appartiene, non so, alla catena, che ne so, Sephora o MAC, mi raccomando, dite il prezzo e dite dove l'avete acquistato, appunto. Basta, io spero che quest'idea vi piaccia, secondo me è davvero interessante perché
Molto spesso noi ragazze che facciamo tutorial riceviamo un sacco di domande in merito ai pennelli che utilizziamo. Quindi, però magari nella mia città una Sephora non c'è, quindi magari c'è, non so, MAC o Kiko, ecco. Quindi secondo me questo video è utile a tutte quelle persone che cercano magari il pennello che noi stiamo recensendo in questo video, ecco. Questo è davvero tutto. Spero che l'idea vi piaccia. Mi raccomando, potete rispondere quante volte volete. Se magari avete due pennelli da sfumatura, uno Kiko e uno MAC, fate vedere tutti e due, registrandolo anche nello stesso, mostrandoli anche nello stesso video. Ci vediamo al prossimo video sul pennello del mese. Un bacio, ciao!